Ciao a tutti e oggi voglio parlarvi di Elaine Garret, una medium del secolo scorso che ha scritto delle testimonianze, un libro, ho letto la sua biografia, super affascinante e che ci lascia delle testimonianze delle sue tecniche di medianità, nonché delle analisi interessantissime di come si sviluppava questa medianità. Ma parliamo un po' di lei. Questa medium fu una medium fin dall'infanzia di capacità straordinarie. Lei nacque in Irlanda nel 1893. Purtroppo ebbe una vita molto dura, i suoi genitori si suicidarono e fu adottata da degli zii che erano molto severi e per questo ebbe una vita di grande tristezza e anche malattia. Sviluppò fin da piccola la tubercolosi e quindi grosse difficoltà fisiche. C'è da dire che questa grande difficoltà di vita, questa mancanza totale di amore e clima rigido che viveva sia climaticamente che all'interno della sua famiglia adottiva, gli permisero di acutizzare, di sviluppare ancora di più queste sue facoltà con cui già era nata. Ad esempio, aveva la capacità di proiettarsi in spazi esterni, tipo viaggio astrale, cioè se veniva punita chiusa nella sua camera lei poteva uscire mentalmente, proiettarsi fuori e vedere il mondo esterno. Anche non avendo amici aveva la capacità appunto di vedere fin da piccola gli spiriti e tutte le sue amicizie erano bambini, spiriti di bambini con cui lei proprio passava le giornate e poteva vedere gli spiriti anche di familiari di altre persone e quindi oltre a vederli poteva comunicare e parlare con loro. Era veramente una medium straordinaria. Quando crebbe e andò in Inghilterra, iniziò dopo la guerra a studiare e a cercare di analizzare le sue capacità, perché fu una donna molto interessata a capire scientificamente cosa gli succedeva e perché lei aveva certe facoltà. Di fatto tutta la sua vita l'ha dedicata all'analisi di queste facoltà attraverso molteplici studi, sia dello spiritismo, sia scientifici di parapsicologia, sia psichiatrici che psicologici per capire se c'era un disturbo mentale. Lei aveva le facoltà di proiezione, di chiaroveggenza, di psicometria, di trans profonda e nonché aveva la capacità di vedere l'aura intorno alle persone che lei chiamava campo magnetico. Quest'aura lei la vedeva come una specie di energia luminosa intorno alle persone che aveva una pulsazione e questa energia lei diceva che gli poteva dare delle chiare informazioni sulla persona, ad esempio la capacità di capire se era malato, se aveva un'anima pura, un'anima cupa, un'analisi della persona in base a quello che lei vedeva di energia luminosa intorno all'anima della persona. Non solo degli esseri umani, ma anche di animali, piante, di tutte le cose che avessero una vita organica, lei riusciva a vedere questa energia. Difatti diceva che i fiori avevano questa aura e che quest'aura gli permetteva di capire che l'aura stessa conteneva le informazioni del colore e del profumo del fiore, quindi delle analisi stupefacenti, devo dire. Un'altra cosa incredibile che scoprì da piccola questa signora fu che perché ci fu un episodio in cui in un maltrattamento aveva accumulato molta rabbia, pensate che era una bambina che viveva da sola con dei parenti che la maltrattavano. E in un atto di grande violenza lei prese degli anatrocoli vicino al fiume e li uccise con le sue mani. Nel fare questo gesto lei si rese conto, ha detto che è la prima e ultima volta che ha fatto un gesto così violento, ma lei si rese conto che questi anatrocoli nel momento in cui morivano dal loro corpicino usciva una spirale grigiastra che si andava tipo così a spirale verso l'alto e si espandeva e spariva nell'universo, insomma nello spazio, no? E quindi da quel giorno si rese conto che praticamente la vitalità di questi anatroccoli non stava nel corpicino, ma in qualcosa che c'era dentro che aveva la capacità di uscire fuori e andare oltre, andare via. E fu un'enorme scoperta, la scoperta praticamente dell'anima, no?
Questa donna, che tutta la sua vita appunto ha analizzato come riusciva a entrare nei suoi stati di grandi capacità psichiche, attraverso tantissime tecniche e sperimentazioni, ha lasciato proprio nella sua biografia scritto i metodi che lei usava. Basicamente le cose più importanti che si possono sottolineare sono che, ad esempio, non cercava di concentrarsi o di entrare in uno stato meditativo come dicevano altri, piuttosto lei cercava di stare in uno stato di estremo rilassamento, cioè lei arrivava a essere spensierata, rilassata, senza pensieri, quando entrava in quello stato e quando riusciva a andare verso la porta che la portava in un cambio di stato psichico. Un'altra cosa che lei aveva sviluppato, che l'aiutava a entrare nei diversi stati psichici, tipo dalla proiezione o alla trance o alla chiaroveggenza, era quella della respirazione. Lei aveva sviluppato delle diverse tecniche di respirazione che gli permettevano di entrare nello stato psichico che poi gli apriva questa porta verso queste capacità paranormali, no? Quindi di vedere le cose. Un'altra testimonianza che dice è che lei sentiva l'energia che partiva dalla base della colonna, andava su verso tutto la spina dorsale e poi si espandeva qui alla nuca e si espandeva con la sensazione di amplificare la vista dalla nuca e riuscire a vedere le cose telepaticamente come dalla nuca. Questa è una cosa molto simile a come dicono dell'energia kundalini o come spiegano alcuni monaci. Che hanno passato anni a meditare, che riescono a ottenere insomma cose molto simili, no? Quindi di questa vitalità che attraversa tutti i chakra basicamente. Un'altra cosa straordinaria di questa donna è che lei racconta che durante tutte queste capacità psichiche l'idea che lei si è fatta è che il tempo non esiste. Lei aveva la capacità, quando entrava in questo stato di chiaroveggenza, di vedere le cose succedere quasi simultaneamente. Per fare un esempio, dice, se vedeva un albero, lo vedeva quasi simultaneamente, che era un seme piccolino, che era un giovane arbusto, che era un albero rigoglioso e che era uno dei rami secchi, come se tutta la vitalità di questo albero, nelle fasi della vita, fosse simultanea, avvenisse nello stesso momento. Questa è una cosa sorprendente perché nella fisica quantistica attualmente parlano di questa non tempo, non spazio, cioè di questa possibilità che tutto avviene nello stesso momento, anche se noi lo vediamo come con una linearità nella nostra terza dimensione. Quindi insomma, straordinario che questa donna riuscisse ad avere queste percezioni attraverso le sue capacità. Lei sentiva molto la presenza del divino, la presenza di Dio e dice chiaramente a conclusione della sua biografia che per arrivare a Dio bisogna entrare nella connessione totale con Lui e quindi in questo stato appunto di astrazione da quelle che sono la vita in 3D, insomma. E quindi arriva a una conclusione a cui molti nel cammino spirituale poi arrivano, no? Il fatto di eliminare il senso di me e far attraversare attraverso la sua persona il senso di tutto, cioè che la vita è attraversa di lei e lei praticamente vive e pulsa così come ogni cosa vive e pulsa contemporaneamente, che non c'è più una separazione, ecco. E quindi insomma, grandissimo libro, interessantissima la storia di questa donna vissuta a fine del 1800, nel 1900 in pratica, a cavallo fra le guerre. E chi fosse interessato lascio in descrizione il titolo della biografia perché può andarsela a leggere, chi gli piacciono questi argomenti. E niente, spero che vi sia piaciuto questo breve video sulla vita di Elaine Garrett. Grazie di avermi seguito e ci vediamo la prossima settimana.